Thank you. Direttiva del 2000, partiamo da questa, non prevede eradicazione delle piante, ma prevede solo eradicazione o contenimento dei patogeni. Su questo termine sembra che si sia fatta molta confusione. Infatti la Commissione UE si è basata su questa direttiva che non prevede eradicazione di piante. In questa direttiva si parla di come proteggere i vegetali dagli organismi nocivi, non di abbatterli. A riguardo la direttiva prevede un impegno immediato del paese interessato da queste problematiche che dovrà immediatamente richiedere alle altre procedure attivate per fenomeni similari. In ogni caso occorre specificare i provvedimenti ufficiali ad adottare quando i risultati dei controlli non sono soddisfacenti, come è stato nel caso della Xilella perniciosa. Infatti. Al capoverso 36 della direttiva UE 2000, leggiamo: Per prevenire le infezioni da parte di organismi nocivi introdotti da paesi terzi, dovrebbe essere previsto un contributo finanziario comunitario, volto a rafforzare le infrastrutture di ispezione, e dovrebbe valer a dire, per esempio, abbandonare l'agricoltura industriale e convertirsi in un'agricoltura biologica o ad altre forme di agricoltura naturale. Invece, il capoverso 37 della direttiva UE 2000 prevede contributi per controllare, studiare e, ove necessario, eradicare e contenere infezioni provocate da organismi nocivi introdotti da paesi terzi. In realtà è anche sbagliato parlare di eradicazione del o dei patogeni, sarebbe più corretto parlare di controllo di uno o più patogeni. Parliamo pertanto di un controllo del patogeno in quanto la relativa eradicazione è quasi impossibile. Passiamo a esaminare quest'altro documento, la direttiva dell'Unione Europea chiamata decisione di esecuzione della Commissione del 18 maggio 2015. All'articolo 6,2 si evidenzia come viene imposta l'eradicazione di una fascia di 100 metri di raggio a partire dalla pianta infetta. Potete leggere benissimo l'articolo completo per capire la difficoltà o la inconsistenza di questa determinazione. Questo documento, come potete esaminare, è stato siglato dal commissario dell'Unione Europea, Vitenis Andriukaitis, è un medico lituano. Questo video chiarisce molto bene i comportamenti e le determinazioni che sono andate a prendersi. Nella primavera del 2015. Infatti, Boscia si dimostra essere stata a Bruxelles il 5 marzo e quindi, nella sua teoria di dover decuplicare la fascia di rispetto e di sicurezza per diciamo, contenere la Xylella nel Salento, può diciamo, ritenersi egli uno dei massimi ispiratori della decisione dell'Unione Europea eh, di dover radicare le piante sane nell'ambito di 100 metri da quella malata proprio questa determinazione si verifica, si può constatare come la stessa Comunità Europea sia stata indotta in errore Professore, sembra che il Salento comunque debba abituarsi all'idea da quello che sta emergendo che bisognerà distruggere centinaia di migliaia di ulivi. Uh, sui numeri diciamo io non, 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 non mi sbilancerei sul, sul, sul fare dei numeri in questo senso. Il, quello che possiamo dire è che intanto migliaia di ulivi li sta battendo, non un programma di eradicazione, ma li sta battendo la malattia, perché questo è nei fatti e nelle evidenze. Noi possiamo anche continuare a mettere la testa sotto, sotto la sabbia, ma i fatti ci dicono questo. Per quanto riguarda i numeri, quello che posso dire, perché in quanto informato sui fatti, avendo partecipato la settimana scorsa a una riunione ad hoc a Bruxelles, posso dire che certamente l'Unione Europea pretende, esige, che venga attuato un programma di eradicazione su una fascia che però sia significativa come ampiezza. significativa. Il fatto che si sia riscontrata la presenza di Xylella anche oltre la provincia di Lecce e Aoria eh, preoccupa ancora di più? Sicuramente è un elemento di preoccupazione, sicuramente un, è un elemento che, che non può essere sottovalutato, al tempo stesso non è particolarmente sorprendente eh, perché per le modalità... Di, eh, io presumo, anzi sono quasi certo, che l'Unione Europea pretende che il... La, la larghezza della fascia su cui fare eradicare, er quindi cercare di eliminare il batterio, sia notevolmente più ampia rispetto a quella prevista. L'eradicazione si fa, eh, o meglio, gli estirpi si fanno sulle piante. Sul vettore, cioè, e, e, ripeto, è stato, si sta pensando, si sta definendo questo piano di controllo del vettore mirato a, a contenere in maniera significativa la popolazione del vettore, perché la capacità di, di diffondere, di diffondere l'axida dipende molto anche, eh, o le probabilità che questa venga, essere, venga esportata, dipende molto anche dalla, dalla massa di inoculo e dalla massa di popolazione del vettore. Bisogna intanto uh, ricordare che non si parte da zero, non, siamo a, non abbiamo a che fare con un, organ, con un patogeno, con un organismo che è spuntato adesso per la prima volta, perché l'organismo in quanto tale, la, la specie Xylella fastidiosa, è nota già da tempo. Da... A parte di questa direttiva. A quanto dubbia inconsistente sul piano sia tecnico che scientifico, viene approvato il piano degli interventi, denominato Piano Silletti 2, che porta la data del 30 settembre 2015. Partiamo dalla fase di apertura quando si billina da parte del Commissario Silletti, una frase che apre il piano con una sua propria, quando discutibile, prefazione. Poi, se leggiamo a pagina 11 del documento, riporta l'ampia planimetria che riguarda i focolai di Codivo che si sono sviluppati nel Salento. Questa planimetria è stata rilevata in maniera così puntuale sin dal dicembre 2014, senza che nessuno abbia dichiarato alcun allarme e senza che sia stato richiesto un relativo necessario stato di applicazione d'emergenza. A pagina 12 del documento Piano Silletti 2 evidenziamo la misura 1 con le due righe, e poi invece a pagina 17 si evidenzia l'intero punto 3, laddove vengono ripartite le risorse finanziarie che ammontano a 13.610.000 euro, di cui nulla di questo importo assegnato viene destinato né tanto meno si fa alcuna menzione delle voci ricerca. Se partiamo adesso all'esame di questi primi tre documenti, si possono agevolmente esprimere le seguenti valutazioni. Di effetto codivo e presenza del batterio della xylella se ne parla dal 2012, già sviluppato in agro di Gallipoli, vastamente attaccato. L'assessorato dell'agricoltura e il del Dipartimento regionale forestale non muovono bocca, anche se a norma della direttiva citata UE 2000 avrebbero dovuto dare l'allarme e richiedere pronte misure di contenimento. Ricerca ed eradicazione della xylella o del patogeno o dei patogeni coinvolti. Ciò non è avvenuto affatto, mentre sembra acclarato come sia stata monitorata con completezza l'intera area in questione. Vengono sviluppate analisi congiunte da un unico laboratorio, senza prove contraddittorie svolte da laboratori terzi, da parte del responsabile della ricerca CNR, il professor Donato Boscia, e dal coordinatore della rete SELGE, il professor Vito Nicola Savino. Per questo ci appare non casuale che entrambi i docenti siano stati indagati ultimamente, unitamente al commissario Silletti, da parte della Procura di Lecce. Sono di palmare evidenza le decisioni intraprese dall'UE il 18 maggio, con il beneplacito del presidente Juncker, volte a eradicare piante sane nel raggio di 100 metri dalla pianta malata, e poi applicate dal piano Siletti 2 il 30 settembre 2015, con un'evidente concordanza piena da parte del Presidente Consiglio Renzi, del Ministro Agricoltura Martina, del Presidente della Regione Puglia Vendola, prima e poi Emiliano, i quali, questi ultimi due, sono stati coadiuvati dall'Assessore regionale Gordura Nardoni, prima, e dall'Assessore Di Gioia dopo. A riguardo nessuno delle citate personalità, attori di fatto in questo chiaro procedimento, lancia allarmi, né fa opposizione e né tantomeno alcuna osservazione. Voci non ufficiali lasciano intravedere interessi lobby netti e chiari volte a mettere in ginocchio l'agricoltura bollese, in favore forse di quella toscana, anziché quella greca e tunisina oltre a tante altre voci persistenti che indicano come il Presidente UE Jean-Paul Juncker si stia adoperando in netto favore e in pieno eh, diciamo, sostegno dell'introduzione degli OGM in Europa. Nella lettera del 23 marzo il Consorzio Mediterraneo indirizzava a Juncker, a Renzi, a Vendola, a Silletti, a Draghi, con precise richieste, oltre che indirizzate per conoscenza al Santo Padre, la lettera viene legata a questo documento, si interpellava per l'emergenza nazionale, si chiedeva l'istituzione della Commissione interministeriale a sostegno di un chiaro impegno del Presidente Renzi per la problematica e per lo sviluppo di una necessaria immediata eh, diciamo, dichiarazione di emergenza nazionale. Il Consorzio Mediterraneo imponeva anche 20 domande che eh, venivano poste dal Presidente Veneto e dal Commissario Silletti, di cui ancora oggi non si è avuta alcuna risposta. Nonostante queste medesime domande siano state poi reiterate ad ottobre nel corso di un'interrogazione al Senato della Repubblica. Nel merito, il Commissario Silletti si rendeva disponibile a dare eh, diciamo, puntuali risposte in termini differiti, eh, queste risposte a oggi non sono prevenute. A riguardo si può vedere il link allegato al documento. Un altro documento di interesse è il BURP regionale della Regione Puglia del 22 ottobre 2015, il numero 138. Dall'esame di questo BURP citato, Bollettino ufficiale Regione Puglia, veda si immagina il copertina, si scostata che solo in data così tardiva, il 21 ottobre 2015, venivano... Approvate la linea guida da Xilella, che poi sono state diciamo, oggetto di istituzione un adeguato link emergenza Xilella della regione Puglia. Poi si approvava con una tempistica assolutamente tardiva la determina per le spese di ricerca di cui alle voci 494 codice A, 495 codice B, 496 codice C, che sono ripartite. Così, pagina 25 del eh, c'è la determina 494 codice A per oneri di ricerca quantificati in 1 milione di euro. Poi a pagina 40 del PDF del documento possiamo esaminare la determina 495 codice B, oneri per la ricerca quantificati in 600 mila euro, finalizzati alla tipizzazione del batterio, cioè oneri da assegnare ai laboratori universitari. Pagina 55 del PDF. Determine 496 codice C, oneri per la ricerca quantificati in 400.000 euro e finalizzati per la ricerca e la sperimentazione. Questo quadro abbastanza povero di risorse per circa 2 milioni di euro complessivi finalizzati per la ricerca si apparterà, se tutto va bene, a marzo 2016, quando tutti sapevano che l'intero procedimento avrebbe dovuto essere avviato, ai essenza della direttiva 2000, almeno tre anni prima. In pratica, si avvia la ricerca quando sin dal settembre 2015 erano stati già posti in essere tutti i procedimenti volte ad applicare le logiche di abbattimento o sradicamento di piante d'olivo sane, insistenti nel raggio di 100 metri dalla pianta malata. Ovviamente tutto ciò senza alcuna ricerca di base o senza alcun fondamento tecnico-scientifico che potesse valorare e suffragare la decisione comunitaria intrapresa in data 18 maggio 2015. In altre parole, sin da subito nel 2013 avrebbe dovuto essere richiesta, unitamente alla dichiarazione di uno stato di emergenza nazionale per la xylella, l'assegnazione di almeno 30 milioni di euro per la ricerca, che avrebbe portato entro marzo 2014 ad approvare le relative linee guida, la task force, oltre a tutte le misure sperimentali già esecutive approvate in materia di eradicazione contenimento del batterio xylella e risoluzione del problema alcolico, e quindi sarebbe potuto già definire... Da tempo e concludere comunque entro gennaio 2016, un vero e proprio piano di azione protezione, e protezione piante olivo in conformità all'applicazione della direttiva UE 2000. Tutto questo non è stato ovviamente fatto, ma neanche immaginato, mentre si assiste a un'insolita premura del commissario Piret Siletti, sin da marzo 2015, volta a indicare come impiegare i fondi relativi ai 13.610.000 euro assegnati, tutti in favore dell'Arif e a sostegno di un programma di sradicamento massivo delle piante, con zero oneri assegnati alla problematica della ricerca. Conclusioni. Questo, quindi il quadro della situazione che conclama come sia stato posto in essere, è una sorta di delitto globale finalizzato in una vera e propria mattanza degli olivi predeterminata. Allora cerchiamo di vedere tutti quelli che potrebbero aver avuto un coinvolgimento tra quelli che peraltro sono inseriti nell'ambito del procedimento legato alla Ferxilella. Allora individuiamo i seguenti soggetti per ora da considerare persona, persone informate sui fatti. Il presidente UE Jean Juncker, come noto fortemente interessato alla propagazione degli OGM in Europa, queste determinazioni potrebbero essere ancora più avvalorate tenendo conto dell'interesse della multinazionale Monsanto, chiaramente implicata nella flexilella, come da ampie note stampa presenti sul web. Egli, il Presidente Juncker, potrebbe però ritenersi persona informata sui fatti e avrebbe potuto, anzi dovuto, in ordine all'applicazione della direttiva UE 2000, fermare lo sceno procedimento che veniva posto in essere dalla Commissione UE in data 18 maggio 2015. Ovviamente sono coinvolti in questo procedimento anche i suoi collaboratori più stretti e diretti. Il dottor Vitenis Andriukaitis, medico lituano, capo della Commissione EU che ha sottoscritto la decisione Commissione UE del 18 maggio 2015, imponendo l'articolo 6 di cui sopra, senza alcun riferimento scientifico, neppur comprovato da teorie consolidate, la misura obbligatoria volta lo di piante sane di olivo nel maggio 100 metri della pianta malata. Questo ero persona certamente informata di parte, è uno dei centrali responsabili dello scempio che si andava ponendo in essere. Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, persona certamente informata sui fatti, che potrebbe avere in tutta questa vicenda relativa alla premeditata mattanza di Olivi, una vera e propria colpa in vigilante, si vecifera riguardo un vivo interesse espresso dal suo sostenitore sodale Oscar Farinetti di Italy, volta a valorizzare l'ovicultura tosco-emiliana. Il Presidente della Regione Puglia, Nicchi Vendola, persona certamente informata sui fatti, perché intimamente sodale, nella gestione dei provvedimenti che si andavano prendendo sia in Unione Europea sia a livello regionale, fosse perché a fine mandato di legislatura ha partecipato impassibile alle decisioni intraprese. Quindi pienamente connivente, pur consapevole del destino che si andava a organizzare dal danno delle piante d'olivo, Insieme a lui riteniamo responsabili i suoi fedeli più stretti collaboratori e sodali. Il commissario straordinario Giuseppe Silletti e da ritenersi uno dei massimi responsabili materiali, insieme alle loro Roccat e di Tenis Andrucaitis, per aver condiviso e posto in essere, soprattutto nell'ambito del piano Silletti II, la mattanza degli ulivi, responsabile altresì per non aver mai avviato unitamente l'assessore agricoltore Nardoni prima e poi successivamente l'assessore di Gioia, bensì dal 2013, anche in qualità di comandante della forestale in ordine all'applicazione della direttiva UE 2000, concrete proposte, di ricerca finalizzata all'eradicazione al e al contenimento del batterio Xylella. Invece il medesimo, con rinnovato impegno, si prodigava, appena nominato commissario segretario, a predisporre un alquanto discutibile piano impiego fondi, relativi ai 13 milioni 610 mila euro assegnati, ripartiti tra eradicazione e Arif, anche con previsione di nuove istruzioni, senza mai citare o propugnare la voce ricerca. Ciò avrebbe potuto essere condotto unitamente alla dichiarazione di emergenza fitosanitaria e all'istituzione di un'idonea task force, almeno sin dal 2013, se non prima. E quindi avremmo avuto forse soluzione alla problematica che attualmente sta diciamo, piegando l'intero Salento. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, da quando si è insediato il 31 maggio del 2015 in Regione Puglia, secondo le promesse elettorali, avrebbe potuto, anzi dovuto, avviare un dettagliato... E ha tagliato studio di situazione, come stiamo facendo noi ora, volto a definire concretamente tutti i contorni di questa scabrosa vicenda, talché avrebbe potuto avviare azioni tese ad imprimere un giusto livello di allarme, oltre a denunciare alla magistratura tutte le gravi distorsioni che si andavano ponendo in essere entro giugno-massimo luglio del 2015, visto che si professa ancora ex magistrato. In merito a tutta questa situazione che stiamo portando alla luce, con gravi difficoltà di riferimento documentale, il Presidente Emiliano, forte delle ampie competenze regionali a disposizione della sua Presidenza, avrebbe potuto acquisire un quadro chiaro della situazione sin dal luglio 2015, comunque in tempo per avviare una campagna di indagini, ricerca e sperimentazione a luogo richiedendo una triplicazione dei laboratori, quali stazioni indipendenti di, di certificazione. Bloccare o contenere subito il piano silletti con relative immediate denunce da denotare alle sedi delle magistrature competenti di Bari, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto. Dare immediato, comunque, entro il 31 luglio, eh, avvio al bando finalizzato a definire la task force, le linee guida e a richiedere oneri per la ricerca per almeno 30 milioni di euro. Invece, cosa fa il presidente Emiliano? La cosa a lui più congegnare: il pesce in barile. A proposito, sembra che Vendolo abbia contribuito a dare i venti nominativi al Ministro Martini per far restituire la Commissione Tecnico-Scientifica. In pratica, egli aspetta in silenzio per vedere in che modo evolve e a favore di chi la situazione, per poi decidere da farsi e laddove schierarsi. Non a caso, appena la magistratura di Lecce è intervenuta, egli si è schierato a suo favore addirittura costituendo la Regione Puglia come parte lesa in tutta questa vicenda. A nostro avviso si ravvisa nella figura del Presidente Ventula prima e di Emiliano dopo una chiara conoscenza dei fatti e per non essere professionalmente intervenuti una sostanziale colpa in vigilando. Poi cosa fa il Presidente Emiliano quando il Consorzio Mediterraneo in 8 e 7 ottobre due proposte sperimentali fattibili? Solo allora si decide a far approvare con il BURC del 22 ottobre 2015 un bando per definire linee guida e assegnare 2 milioni per la ricerca una disponibilità economica inutile, quando inconsistente, per la problematica e il livello di, diciamo, di allarme di cui si tratta. Successivamente, come si comporta il Presidente Emiliano quando in pieno processo eradicativo, il 21 ottobre, si letti sradica in un sol giorno 900 alberi di olivo sani, noi nel Consorzio Mediterraneo presentiamo in data 23 ottobre alla sua presidenza in Regione Puglia verrà protocollato il 27 ottobre l'interpello che è stato consegnato a Promani al Presidente della Repubblica e per conoscenza è indirizzato a Juncker, a Renzi, a Martina, Emiliano e a Silletti. A riguardo, il Presidente Emiliano subito si attiva per nominare un'eteria quando inconsistente sulla carta Task Force. A cui oggi non conosciamo quali provvedimenti amministrativi siano stati adottati in merito per la relativa Costituzione. Per tutto questo, si ritiene possa scrivere una vera e propria colpa in Vigilando, oltre che a un chiaro abuso d'ufficio, per non aver mai riscontrato le nostre proposte protocollate a mano e inviate per piacimento alla sua persona, mentre si perpetrava allegramente la premeditata e deliberata maltanza degli Ulivi. In data 19 novembre 2015 si è riunita per la prima volta la Task Force di Emiliano, da lui presieduta senza che vi sia stato a quanto pare alcun atto amministrativo o dirigenziale che ne sanciva la relativa concreta costituzione. In data 28 gennaio 2016 si è riunita per la seconda volta la citata Task Force, questa volta presieduta solo dal direttore generale dell'assessorato agricoltura e foreste della Regione Puglia, il professor Gianluca Nardone mentre a quanto pare non ancora sono noti gli atti amministrativi che ne giustificano la relativa Costituzione, anche alla luce del fatto che il professor Pietro Perrino, presidente del Comitato Tecno-Scientifico del Consorzio Mediterraneo, ad Oras, seppur convocato come membro della citata task force per entrambe le due sopracitate indicate riunioni, non ha ricevuto alcun atto amministrativo di relativa nomina. Tutto ciò lascia presagire che la citata task force in quanto priva di fondamento giuridico e costitutivo e da ritenersi una pura vetrina, non solo inesistente, ma alquanto virtuale ed immaginaria. Le domande che ci siamo poste, ora, con un altro quadro di responsabilità, sono definitivamente più chiare e limpide. Nessuna di quelle verifiche, di quelle che si rendevano necessarie per un'esatta definizione del quadro di situazione, sembra sia stata fatta. Lo sappiamo perché sin dal 2014 siamo intervenuti pubblicamente e abbiamo sempre sostenuto che la soluzione dello sradicamento degli alberi d'olivo connesso alla problematica del codigo era ed è una vera e propria follia. Ancora oggi non c'è una sola pubblicazione scientifica che possa dimostrare la stretta correlazione tra la patologia, il codigo e e l'azione del batterio della xylella. Non esiste, cioè, una sola pubblicazione scientifica che possa dimostrare che l'abbattimento degli olivi con la patologia rilevata possa costituire una valida soluzione al problema. Anzi, si è avuto modo di stabilire, dopo pareri di concordanza raggiunti ad altissimi livelli, che nei casi in cui non sia presente il batterio della xylella, Possiamo affermare che evidenti problematiche di disseccamento potrebbero essere semplicemente classificate come fenomeni generalizzati di disseccamento della pianta per casualità varie, per esempio, mancata applicazione alle buone pratiche, mancata irrigazione, mancata concimatura e trattamento biologico dei terreni, effetti dovuti a impieghi massivi di serbanti e aggressivi chimici, eccetera. In altre parole, tutto questo polverone si è sollevato perché il mondo della ricerca, direttamente coinvolto, non è stato trasparente, come avrebbe dovuto, mentre il mondo della ricerca, non coinvolto, direttamente è stato omertoso. Come sempre, come sempre. quando si generalizza, si sbaglia. Per cui qualche contributo positivo pervenuto da ex ricercatori ed ex docenti, anche se non più in servizio, i quali pertanto si sono esposti a dirla loro, è stato visto da questi scienziati come una vera e propria invasione di campo, perché solo loro, sembra, siano i veri ed unici detentori della verità. Grazie, buona giornata.